Artigianato Imprese Prato è in prima fila nella campagna nazionale dell'Associazione contro l'abusivismo. Con lo slogan «Occhio ai furbi, mettetevi solo in buone mani», Confartigianato torna a denunciare l'economia sommersa, un fenomeno che vale 202,9 miliardi, l'11,3% del prodotto interno lordo e il 12,6% del valore aggiunto, e coinvolge in Italia 3,2 milioni tra operatori abusivi e lavoratori irregolari, un fenomeno rilevante anche a Prato per la presenza di una vasta area di economia illegale. Dopo quello regionale, firmato anche il contratto nazionale degli edili, comparto artigiano. L'ANAEPA, Confartigianato Edilizia, insieme alle altre associazioni di categoria e ai sindacati, ha firmato il rinnovo del contratto collettivo, in vigore fino al 30 settembre 2024, che interessa una platea di 506.000 dipendenti e 126.000 imprese, il 36,1% delle imprese del settore edile. I punti cardine del contratto, che riconosce un aumento salariale a regime di 92 euro lordi, si basano sulla qualificazione delle imprese attraverso il riconoscimento delle professionalità dei lavoratori, il ricorso alla formazione con l'innovativa figura del maestro formatore artigiano, il rafforzamento della sicurezza e la figura dell'imprenditore. Accordo fatto anche per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei settori moda, chimica, ceramica. Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, le altre organizzazioni datoriali e i sindacati hanno sottoscritto l'intesa che riguarda 100.000 aziende e 250.000 lavoratori. L'accordo, che prevede aumenti medi salariali di 66 euro e 150 euro di una tantum, recepisce il protocollo di filiera del 2019 che regola l'impegno comune ad affrontare i temi del dumping contrattuale, della legalità e del rapporto nella catena della produzione tra grandi committenti e aziende in committenza. Assumerà valore contrattuale anche il documento congiunto 2021 per il coinvolgimento delle istituzioni nella valorizzazione del settore tessile. Al via la campagna fiscale del CAF Confartigianato Imprese Prato per la compilazione del modello 730 per dipendenti e pensionati. Nella grafica le sedi CAF Confartigianato Imprese Prato con le quali è possibile fissare un appuntamento per fare la dichiarazione dei redditi e per godere di tutta l'assistenza necessaria per la presentazione della dichiarazione. Per presentare il modello 730 c'è tempo fino al 30 settembre, prima viene fatta la dichiarazione, prima vengono erogati direttamente in busta paga eventuali rimborsi. È online Spirito Artigiano, la nuova piattaforma digitale sviluppata dalla Fondazione Manlio Germozzi in base al progetto culturale di Confartigianato, che intende valorizzare il ruolo centrale, non solo economico ma anche culturale e sociale, dell'artigianato in Italia. Un sito che consente la lettura trasversale delle notizie, collegando opinioni, ricerche, discussioni, rassegna stampa, storie di imprenditori, libri, webinar e approfondimenti redatti da firme del mondo accademico e del giornalismo. Per Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Toscana, gli artigiani oggi devono affrontare sfide di grande complessità. Per questo sono fondamentali occasioni di formazione, riflessione, confronto e conoscenza.